A 15 anni dal primo via libera del Comune di Trento, consegnata ufficialmente questa sera una chiave simbolica del quartiere Le Alberi dall'amministratore delegato della società proprietaria, la Rastello SGR, Gian Piero Schiavo, al sindaco Alessandro Andreatta, che poi hanno tagliato insieme il nastro. La serata è stata condotta da Enrico Bertolino. Un bel segnale a mio avviso perché si va un po' in controtendenza. Cioè, l'Italia è un paese che in questo momento non sta inaugurando grandi cose. Soddisfatta la gente di poter avere a disposizione un nuovo polmone verde rappresentato dal parco di 5 ettari. Sembra abbastanza funzionale. Sembra molto bello. Un bel parco. Un'ottima opportunità per Trento. Se potessi mi sarei già comprata un appartamento, è veramente fantastico. Bello, bello, bello. Veramente è bella. Bellissimo. Sì, bellissimo. Spazi aperti vicino al fiume, interessante. Molto, molto, molto bello. Eccolo finalmente scoperto, il nuovo quartiere delle Albere a pochi passi dal centro della città di Trento con accanto il Muse. È uno degli eventi di questo 2013 e forse uno dei disegni più importanti per l'assetto urbanistico della città capoluogo dei prossimi anni. Un quartiere classico ma fortemente innovativo. Ad inaugurarlo il ministro per lo sviluppo economico Flavio Zanonato, che ha avuto parole di grande elogio per il progetto di Renzo Piano. Questa è un'operazione splendida di riconversione di un'area che era un'area produttiva in un'area che diventa un'area residenziale, realizzata con una straordinaria capacità di utilizzare tutte le forme di risorse anche ambientali, naturali. Qua gli edifici hanno un'efficienza energetica che è circa il triplo dell'efficienza energetica dei normali edifici. Il posto è bellissimo, sono usati materiali stupendi, c'è un parco che è metà del vecchio sito. Beh, insomma, penso che si possa essere soddisfatti, no? La collaborazione pubblico-privato come la vede? Molto bene, anzi, in una fase in cui le risorse pubbliche sono sempre più carenti, la grande sfida è riuscire a usare le risorse private a vantaggio delle attività pubbliche, e questo in modo intelligente si può fare come hanno fatto qui a Trento. Un evento non solo per Trento, ma per tutto il Trentino con forte valenza, ha detto il presidente della provincia autonoma di Trento, Alberto Pacher. Arriva alla fase di conclusione un progetto urbanistico, ma non solo urbanistico, davvero rilevante per la città di Trento, ma questa sappiamo che è molto di più. Per la città di Trento rappresenta un'estensione del centro storico, l'incorporazione del fiume alla città, dei temi da tempo in ballo. Rappresenta anche una nuova realizzazione urbanistica e architettonica di grande pregio, io credo, dal punto di vista della sostenibilità, del profilo architettonico di questo intervento, e non era facile, perché sappiamo che non è facile costruire il nuovo con livelli e standard di qualità elevata. Quindi, insomma, è un bel passo avanti.